Nonostante siano passati mesi, quasi un anno, dagli scandali che li hanno coinvolti e portati alla separazione, Chiara Ferragni e Fedez continuano a tenere banco ed essere i principali argomenti di discussione di gossip. Dopo gli scoop su Fedez e Taylor Mega, Fabrizio Corona è tornato alla carica nel podcast Gurulandia con nuove rivelazioni sul rapper milanese. Innamorato di una ragazza da 5 anni, dopo la notizia della fine della presunta frequentazione di Chiara Ferragni con l'imprenditore sposato Silvio Campara, Fabrizio Corona ha fatto nuove rivelazioni sull'ex marito dell'influencer. Durante l'ultima puntata di Gurulandia, infatti, avrebbe dichiarato che Federico avrebbe in testa una ragazza da ben 5 anni, ma che tra i due al momento non ci può essere una storia perché lei è fidanzata. Stando alle parole di Corona, Fedez avrebbe incontrato le prime volte questa donna misteriosa nell'appartamento in cui registrava Muschio Selvaggio. La bomba di Fabrizio Corona. Federico Lucia dopo Chiara ha avuto un sacco di storielle a destra e sinistra. Sarà stato con 30 ragazze in questo periodo. Ha una relazione da 5 anni, con una ragazza di cui è innamorato, ma che non diventa una vera relazione perché lei è fidanzata. Ha questa donna fissa nel cervello da 5 anni. Lui vorrebbe renderla la sua donna, ma lei ha un compagno. Ha detto Fabrizio Corona, spiegando anche che non c'è nessuna, Vittoria, al suo fianco, informazione che invece era trapelata nei giorni scorsi e che la ragazza stessa aveva smentito. La bolla, con Chiara. Negli ultimi mesi, abbiamo visto Fedez al centro di numerosi flirt, Garance Autier, Luna Shirin Razia, ma, secondo Corona, ci sarebbe una donna fissa nel cervello da 5 anni. Con cui oggi vorrebbe uscire allo scoperto, ma non è così facile, dal momento in cui avrebbe un compagno. Per spiegare il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni, l'ex re dei paparazzi ha detto: la storia di Chiara e Fede vive nella bolla, ma se guardi alcune cose sono fake. Lei che racconta le fiabe ai figli, lui che non esce e sta solo con i bambini. Si crea un nucleo a parte a Muschio Selvaggio, dove lui aveva un appartamento e nei momenti in cui usciva dalla bolla di quella vita che non esisteva. Lui esce dalla bolla e tradisce. In un tradimento ha conosciuto una ragazza fidanzata, che potrebbe essere il suo punto di riferimento perché è una ragazza alla sua altezza. Ma poi lui torna sempre nella bolla fake che gli dà sicurezze. Adesso la bolla è scoppiata, lui vuole questa donna, secondo il punto di vista di Corona, poi, Fedez e Chiara possono solo far pace per uscire fuori dai problemi.